Farai un video con il tuo fidanzato e adesso vieni fuori che ti fa vedere pure tu. Su, dai! Ciao! Hola Sur Family and welcome back to my channel. Oggi sono super emozionatissimo perché finalmente è arrivato il giorno in cui rispondo a tutte le vostre domande. Cioè, veramente avete risposto alla mia richiesta in tantissimi. Cioè, pensavo di ritrovarmi forse 10-15 domande, invece ce ne sono più di 48. E inoltre in questo video vi saluterò, ovvero saluterò le persone che hanno aderito alla mia richiesta, le persone che mi hanno fatto le domande. E sotto ad ogni domanda hanno allegato il loro nome. Prima di cominciare, mi raccomando, spolliciate in tantissimi questo video. Cerchiamo di arrivare a 400 like, perché così vi prometto che vi farò vedere un'altra LOL surprise fake, e che fake, fantastico. E se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, o se no vi prendo per andare a casa, è Ghetto Girl, iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella per essere sempre aggiornati sull'uscita dei miei video. Cominciamo. Allora, vado molto velocemente perché mi avete sommerso, sono veramente tantissime. Come ti chiami? Andrea. Qual è il tuo animale preferito? I cani. Quante LOL pets hai? Allora, di LOL pets ne ho solo 3. Non mi piacciono molto, sono carini, perché comunque sono veramente degli animaletti fantastici. Però vabbè, ovviamente preferisco le lolline e le little sister. Qual è il tuo numero preferito? Il 90. Allora, io sono nato nel 1990, però adoro anche il 90 perché gli anni 90 sono degli anni fantastici. Cioè, ok, quanti anni hai? Io sono nato il 25 giugno 1990 e quindi ho 28 anni. Yeah. Qual è la tua LOL preferita in assoluto? Ovviamente penso che ormai tutti lo sanno qual è la mia LOL preferita in assoluto. È Punk Boy della serie 3 Confetti Pop Wave 2 e 18 BB della serie 4 Under Wax. La LOL che mi piace di meno, vabbè, non perché non mi piace nessuno, cioè no, tutte le LOL sono belle, però la LOL che mi piace di meno, lo sapete ormai, ma penso che quel video che ha fatto il giro del continente, è Sleeping BB, che è bella perché l'ho vista anche dal vivo, però a me non fa impazzire. Cioè, quante LOL hai? Ho circa 30 LOL, qua ne vedete alcune, però comunque le ho anche tutte sparse lì su un altro comò. Ok, tra tutte le LOL che hai, qual è la tua preferita? La mia preferita tra tutte è Rocker della serie 1. E quella che mi piace di meno tra la mia collezione è Showbaby. Quale video ti è piaciuto di più registrare? L'apertura delle uova di Pasqua. Veramente ragazzi, quando apro le uova di Pasqua mi piace un sacco. E quello di meno, le video ricette. Ma semplicemente perché sono un susseguirsi di passaggi, poi quando arrivo ad editare il video, cioè che devo montarlo, è veramente, ci metto una notte intera. Dove abiti? Io abito a Pontevico. Adesso mi direte, ma dove cavolo sta Pontevico? È in provincia di Brescia, quasi vicino a Cremona. Ok, da quando è iniziata la passione per le LOL? Allora, la passione per le LOL è cominciata, oltretutto, nemmeno vedendo un video italiano, ma vedendo dei video di un'americana, di una Toys Hunter, ovvero di ricercatrici di giochi, cioè mi ha fatto innamorare pazzamente delle LOL. Allora, mi hanno incuriosito, ho provato, ho detto a mia mamma, provo a prendere una LOL, così, stupidamente, manco avevo fatto il video della mia prima LOL, cioè l'avevo fatto ma non lo volevo manco pubblicare. Poi l'ho aperta, insomma è stato amore a prima vista, cioè ho detto oddio no, devo collezionarle assolutamente. Poi, perché metti le prime tre LOL classificate nella top 10, comunque nelle top? Vi assicuro che mettere, perché questa ragazza mi sembra, mi ha chiesto così perché rovino la sorpresa. Invece no, perché secondo me desta molto curiosità mettere le prime tre LOL, perché comunque ogni decisione ha il suo perché. Come si chiama il tuo fidanzato? Allora, il mio fidanzato ha più nomi, però io lo chiamo Alex. Lui mi si è presentato con Alex e io lo chiamo Alex. Farai un video con il tuo fidanzato? Chi lo sa, se riesco a convincerlo è proprio là dietro e se non viene fuori mi arrabbio. Se riesco a convincerlo, molto probabilmente faremo anche un video insieme. Farà incontri ad Ancona? Ancona? Non so dove sia Ancona, no, scusate, lo so dove è Ancona.
Se un giorno veramente riuscirò a crescere così tanto sul canale, quindi ve lo ribadisco, iscrivetevi in tantissimi, sicuramente farò incontri in tutta Italia. Però comunque dovete iscrivervi, e se vi iscrivete in tantissimi, ci sarà qualche agenzia, ci sarà qualcuno che mi nota e che magari mi fa fare incontri in tutta Italia per tutti voi. Momento gloria top. Ok, cominciamo. Cosa? La tua Lil preferita, Lil Unicorn. Mi piacciono i capelli, sono stupendi. Sei mai stato bocciato? No, per fortuna dei miei genitori non sono mai stato bocciato. Cioè, per fortuna loro. Comunque, sin dalla prima elementare fino alla quinta superiore sono sempre andato dritto per la mia strada. Ho sempre studiato, mi sono sempre impegnato. E mi raccomando, voi che comincerete la scuola a settembre, impegnatevi, che veramente è una stupidata andare a scuola. Cioè, anche se non riuscite, fatevi vedere impegnati, che i professori, le maestre, comunque vi aiuteranno in qualche modo a superare anno con anno. Ti piacerebbe trovare Punk Boy? Che domande sono! Assolutamente sì, anche alla mia Frankie piacerebbe trovare Punk Boy. Qual è la tua LOL della serie 2 preferita? Ovviamente Curious QT, perché è ispirata ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Qual è la tua serie preferita delle LOL e dei Pets? Allora, delle LOL Surprise, le Confetti Pop. E dei Pets, gli I Spy. Perché il tuo canale YouTube si chiama Swir Vanilla? Allora, il mio canale YouTube ha una molticitudine di... Cosa ho detto? Molticitudini, sì, vabbè. Di storie. Allora, innanzitutto, Swir Vanilla è un gelato. Quei gelati del McDonald's. A parte quello, Swir Vanilla era il mio unicorno che mi faceva compagnia quando ero piccolino. Cioè, si chiamava proprio Swir Vanilla. E con lui, praticamente, andavo nel mondo della fantasia ogni volta. Ed è la cosa che vorrei fare io stesso con voi, portarvi nel mio mondo super fantastico. Qual è il tuo youtuber preferito? A dire la verità, ne ho ben due. Poi comunque c'è tutto un susseguirsi di youtuber preferiti, ma i primi due sono: uno, Siul Mafia, lo adoro, è fantastico, cioè è il top. Poi come secondo youtuber preferito, la Sabri Gamer. Qual è il tuo cantante preferito? Per quelli stranieri, Madonna, la adoro fin da quando sono bambino. Mi raccomando, ascoltate qualche sua canzone, perché sono sicuro che la adorerete anche voi. E poi, per quanto riguarda quelle italiane, Alessandra Amoroso. Comunque andare, anche quando ti senti morire. No, basta, momento baraccona, fatto anche per oggi. Qual è il tuo colore preferito? Il rosa e il fucsia, penso che ormai si era anche capito. Come è nata la passione per gli unicorni? Io sono un fan unicornoso da quando sono piccolino, cioè veramente, io adoro, perché quando li vedo, quando vedo quelli che lasciano molteplicità di glitter, di arcobaleni, insomma, guardate, io mi riempio di unicorni, io viaggio con la fantasia, proprio è il mio oggetto di relax totale, l'unicorno. Ok, farei un video back to school. Allora, questa domanda si divideva in due: farai un video back to school e farai dei tutorial back to school, ovvero magari qualche, non so, personalizzazione quaderni, eccetera. Sicuramente farò dei video all back to school, vi riempirò adesso appena arrivo, appena riesco ad andare a fare shopping, di verità. E per quanto riguarda i tutorial, diciamo che non lo so, per il momento non ho ancora in programma nulla. Però quale LOL della serie, della quarta serie, non desideri trovare? Allora, sono tutte belle, però As If Babe non mi piacicchia molto. Farai un video slime a settembre? Ovviamente si ricomincia con i video slime. Farai un vlog da Tiger e da McDonald's? Allora, da Tiger appena riesco, sinceramente non lo so, però perché ho sempre paura che mi dicano di non riprendere da Tiger. E da McDonald's volevo fare un video mukbang, magari con l'Happy Meal. Poi andiamo avanti, siamo quasi agli sgoccioli. Farai una diretta? Quando passa il caldo sicuramente faccio una diretta. Che squadra tifi? Io tifo il Milan. Tifo io no, personalmente no, però comunque la squadra di famiglia che tifiamo è il Milan. Che lavoro fai? Io sono un cuoco principalmente, lavoro in una cucina, però adesso posso anche definirmi YouTuber! Wow! Altre passioni oltre YouTube e LOL Surprise? Allora, innanzitutto adoro ascoltare tantissimo la musica, guardare la TV, comunque ci passo un sacco di tempo davanti alla TV,
fare shopping e poi viaggiare, comunque visitare posti nuovi, che si tratti anche di semplicemente andare in campagna. A me piace, comunque vedi cose nuove, fai un sacco di foto e poi comunque anche la mia passione sono le foto da postare su Instagram. E se non mi seguite, mi raccomando, seguitemi anche su Instagram. Hai mai pensato di creare un merchandising riguardante ovviamente il mio canale? Mi piace un sacco questa idea. Sinceramente ritorno al discorso degli incontri. Se un giorno crescerò veramente tanto da riuscire anche ad avere un mio merchandising personale, sicuramente lo faccio. Da piccolo pensavi di diventare uno youtuber? Sinceramente no, perché io parlare davanti a una telecamera mi sentivo sempre ridicolo. Adesso vi spiego anche, avevo anche un secondo canale, tanto tempo fa, però sinceramente non è mai cresciuto perché la qualità era pari a zero. Cioè, preferisci le LOL o la tua Swift Family? Le LOL sono belle, sono stupende, però ovviamente se non ci fosse la Swift Family io non sarei nessuno. Cioè io se non ci fosse la Swift Family non ci sarebbe nemmeno il canale, quindi ovviamente adoro assolutamente voi che siete lì nell'obiettivo, vi adoro. Ok, poi perché hai deciso di aprire un canale YouTube? Allora, innanzitutto ho deciso di aprire un canale YouTube per una passione personale. E ho deciso di aprire un canale YouTube perché il mondo, questo mondo, ma anche quello dei blogger, mi affascina un sacco, mi ha sempre affascinato, ma anche perché la mia vita comunque è un arcobaleno da scoprire ogni giorno. Quindi il mio intento qua su YouTube è quello di farvi scoprire la mia vita tramite i giocattoli, tramite dei vlog, tramite la cucina. Comunque voglio presentarvi la mia vita in tutte queste mille sfaccettature che mi rappresentano. Ci farai il tutorial per la casa delle LOL? Sicuramente appena trovo un momento andiamo avanti ad ampliare la mia casa glitter LOL, sicuramente. Qual è il tuo film preferito? Il mio film preferito è Sex and the City, sia i due film che anche la serie TV. Qual è la tua canzone preferita? Ovviamente Vivere a colori di Alessandra Moroso e di Madonna tutte. Quante lì hai? Circa una decina, ce li ho là. 11 lì, ciò, ok. E niente, queste qua erano tutte le domande che mi avete chiesto, che mi avete fatto. Adesso passiamo ai saluti. Saluto Rossella Pasquali, Claudia Schick, Naira, Giulia Rizzo, Marta Kawaii, Silvia Cavalleri, Franca, Aurora, Francesca, Antonio, Anna Russo, Amira, Giulia Piedigace, Raffaella De Candia, Joy, Deborah Angius, Anita Tardi, Amira Salamana, Alice Grado, Antonio Lucchesi, Chiara Damiano, Vincenzo, Simo Kawaii, Alessia, Jacopo, Nadia Begum, Alessia Messi, Gigia Channel, Arianna De Lucia, Emanuela, Giada Vezzaro, Diana, Irene, Rebecca Finamore, Giada Tamburiello, Maria Domenica, Stefano, Diana Di Sieri ed Elena Esposito. Io vi ringrazio un sacco di avermi fatto le domande e quindi se questo video vi è piaciuto mi raccomando spolliciate, arriviamo ai 500 like o 400, avevo detto, comunque arriviamo oltre i 400 like, perché così vi pubblicherò anche il video del LOL Surprise Fake Top. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube e inoltre vi aspetto su tutti i miei social network, Instagram, Facebook, Musical.ly. Io per adesso vi mando un bacio a tutti e noi ci vediamo domani con un altro fantastico video! E adesso vieni fuori che ti fa vedere pure tu. Su, dai! Ciao!